verso in pentola un cucchiaio d'olio. Aggiungo uno spicchio di cipolla tritato e un rametto di rosmarino. La cipolla è dorata, aggiungo 350 g di patate tagliate a cubetti piccoli e 200 g di funghi champignon tagliati a spicchi. Un pizzico di sale, lascio insaporire tutto qualche minuto. Aggiungo ora il brodo. Devo coprire a filo le patate e i funghi, quindi considerate almeno mezzo litro, tenetene un po' di più casomai fosse necessario aggiungerne durante la cottura. Ecco, questa è la quantità di brodo che ho messo fino a coprire a filo le verdure. Copro ora con un coperchio e lascio cuocere a fiamma bassa. Ho lasciato cuocere per circa mezz'ora. La nostra zuppa è cotta. Le patate si sono anche sfaldate, rendendo la zuppa bella cremosa. E concedetemi un piccolo tocco goloso. Un po' di scamorza affumicata a cubetti. Saranno circa 40 grammi. Un filo d'olio e attendiamo appena 2 minuti. E dopo pochi minuti possiamo mescolare e amalgamare bene la scamorza che si è sciolta con il resto della zuppa. E la nostra zuppa di patate, funghi e scamorza è pronta. Se vi piace ancora un po' di rosmarino, una macinata di pepe e possiamo assaggiare. E per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo presto.